Ciao raga, bentornati sul canale, sono Quarzo e oggi giochiamo Hecarim Top Lane. Vi faccio vedere come si gioca questa pick che è davvero un sacco meta in questo momento e vediamo insieme un po' come giocarla. Ho fatto diverse guide di Hecarim giungla, però oggi lo giochiamo nella top lane perché adesso è davvero davvero forte. Allora, prima di partire con il video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché mi aiuta tantissimo, quindi iscrivetevi e condividete il video, mettete like, sono cose che mi aiutano a crescere e a continuare a fare questo tipo di video. Ora, vi spiego un attimo le rune. Le rune che prendiamo sono Conqueror, perché lo stacchiamo abbastanza velocemente. Considerate che utilizziamo la E, poi la Q, la W doppia e già sono tre stacche. Un autoattacco e sono quattro stacche, quindi insomma, lo stacchiamo davvero davvero velocemente. E il Triumph, la Lacriti per un po' d'attack speed, Coup de Gras, Biscuit Delivery e Time Warp Tonic perché in realtà spalmeremo tantissimo la nostra Q e nonostante non costi tantissimo è utile avere più mana e perciò prendiamo anche la Corrupting Potion come starting item e poi pigliamo Attack Damage e Armor. Ora, i buff che Hecarim ha ricevuto e che gli consentono di essere molto forti in top lane riguardano la sua Q. Praticamente gli hanno dato un 10%, mi sembra, debuff per ogni stacca di Q. Quindi ogni volta che stacchiamo la Q, perché ovviamente per ogni utilizzo che ne facciamo, ce l'abbiamo sta la stacchiamo, ok? Ogni volta quindi che la stacchiamo, abbiamo del danno bonus e che arriva al 20%. Ok, questa è quella normale. Poi se riusciamo a colpire un'altra volta, vi faccio vedere quella staccata. Come seconda abilità prendiamo la E. Ok. Lui ha preso 3 minion, quindi vabbè. Però adesso gli diamo un po' fastidio qua. Usiamo la E per uscire dal fight e ci riposizioniamo qua. Dobbiamo stare attenti perché lui in questo momento ci può uccidere, quindi un attimo farmiamo e poi quando vediamo dobbiamo lasciarlo estendere. Una volta che si è esteso un po' troppo. Aia. Questo è male, raga, eh. Purtroppo questo è male. Adesso mi becca con la Q e sono morto. O no? Che culo, raga. Non sono morto, sono riuscito a sopravvivere. Adesso recolliamo. Pigliamo un item. Velocemente, che sarà questo. E tippiamo qua. Così che riusciamo a tornare in lane. Adesso che lui è un po' overextended, adesso possiamo caricare la nostra E e cercare di ucciderlo. Prima ci pigliamo questa piccola wave. Sarebbe ottimo frizzarla, ma non so se ci riusciremo. No, infatti non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, allora teniamo questi 3 minion qua. Io mi metto nel cespuglio, carico un po' la E. Poi gli vado dietro e mi è scaduta la E. Ho sbagliato tutto. Vabbè, errore mio, raga. Bisogna prendere il giusto tempo per la E. Ok. Mi sto prendendo un po' troppe botte dai minion, quindi devo stare un po' più attento. Adesso dobbiamo cercare di non fargli prendere il cannone, perché lui quello che vorrà è prendere il cannone. Specialmente. Vabbè. Secondo me possiamo ucciderlo. Vabbè. Ha utilizzato il flash. Ha utilizzato il flash, ha perso il cannone. Come farm siamo
Ho il doppio della sua farm per qualche motivo. Non sto farmando molto bene, a dire la verità. Però ho il doppio della sua farm, quindi bene così. Maxiamo ovviamente la Q. E quindi cosa dobbiamo fare? Praticamente dobbiamo ok, maxare la Q e fare in modo di fargli più male possibile con la nostra Q. E ovviamente lui un po' ci countera perché ha la W doppia che ci rallenta. E quindi non possiamo utilizzare la nostra E come vorremmo. Però fino a che in realtà contro Nasus l'importante è fare in modo che non farmi molto. E cosa che non sta succedendo, quindi va bene così. Allora, cerchiamo di non fargli prendere il cannone un'altra volta come prima. Oh, abbiamo due stacche di Q. Ancora abbiamo due stacche. Mi sa che adesso non riusciamo ad ucciderlo, però abbiamo la R. Boh, facciamolo pushare e poi vediamo. Utilizziamo la W per recuperare un po' di salute. Adesso che è al 6, sarà molto difficile per noi ucciderlo, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Lo lasceremo pushare e poi vediamo che fare. Una volta che ha pushato la wave, poi possiamo corrergli dietro un po' più facilmente. Anche se mi sa che ci servono i Mercuries per poter riuscire ad ucciderlo. Perché se lui utilizza la W doppia quando noi utilizziamo la E, ci rallenta e la nostra E va a puttane. Ok, non abbiamo mana per la Q. Per la R ho sbagliato io. E adesso rischiamo di morire per questa cazzata. Non c'avevo abbastanza mana per la R. A 9 minuti mi arriva un biscotto. Se riesco a restare in lane. No! No, va via! Che cazzo fa, raga? Ma vabbè, è proprio scemo questo. Non ha visto che non avevo assolutamente mana, ma proprio zero. No beater. Vediamo se riusciamo a prendere un po' di questi minion. Ok. Adesso recolliamo e poi ritorniamo in lane. Lui è ancora un po' behind in minion, però si è preso anche la kill su quello scemo, quindi vabbè. Allora, noi ci prendiamo come prima cosa la Shin perché sinergizza benissimo con la nostra Q. Utilizziamo la E e torniamo in lane. Forse il primo item da prendere erano i Merkstreds. Per adesso non li prendo, voglio vedere come va. Però vi ho detto che il problema potrebbe essere proprio il fatto che io utilizzo la E, lui utilizza la sua W doppia e quindi non riesco più a raggiungerlo. Che è quello che dovremmo fare. Vabbè, intanto utilizzo la E per arrivare in lane più velocemente. Fa già molto male con la Q. Purtroppo questo è un matchup un po' difficile da giocare. Oh, come vedete il danno della Q è altissimo, una roba incredibile. Ed è proprio per questo che riusciamo a vincere gli uno contro uno. Forse. Wow, raga, è incredibile. No, non pensavo che sarebbe stato così alto il danno della Q. Non pensavo proprio. Porca puttana. La Q con la Shin è terribile. Cioè, specialmente quando ce l'avete staccata due volte. Vedete, io adesso qua su abbiamo il segno di quante volte l'abbiamo staccata. Adesso due volte, quindi adesso il danno che facciamo è molto alto. Ah. È più alto il danno che si fa ai campioni rispetto al danno che si fa ai Minion. Quindi. Se vedete che ho fatto pochi danni ai Minion, non è quello l'indicatore di quanto siamo forti con questa cosa. Comunque, avete visto che la Q staccata due volte fa un botto di danno.
Ma davvero tanto. Dico la verità, proprio sorprendente sta cosa. Ok, prendiamo i Mercs e come prossimo item andiamo per quello. Torniamo in lane con la nostra E. Adesso dovremmo essere in grado, cioè, ancora una volta, di uccidere Nasus. Però Nasus adesso ha la R, quindi potrebbe essere un po' pericoloso. Dobbiamo stare attenti. Credo che dovremmo aspettare, cioè dovremmo fargli utilizzare la R e poi possiamo cercare di ucciderlo. Se cerchiamo di ucciderlo adesso che ha la R, sarà un po' difficile. Quindi adesso andiamo per un poke un po' prolungato che ci consenta di fargli utilizzare la R. Questo è il nostro scopo adesso. Ok. Sì, vado qua e v'aiuto. Credo che... Oh! Ok. Qui sono morto. Ah, fanculo. Allora, se... Va via, va via, va via. No, ma perché rimani lì? Ma stupido! Mamma mia, ragazzo. Mamma mia. È andata bene, è andata bene. Sto cazzo di Xin. Vabbè, comunque avete visto, abbiamo shottato anche quell'altro. Adesso corriamo in lane. Perché? 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 Vabbè. Corriamo in lane. Vabbè, no, in realtà sta facendo bene. A questo punto pushala. No, 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 pushala, pushala. Vabbè, vabbè, abbiamo Nasus che adesso si è preso un po' di kill. Purtroppo un po' troppe. Però ha utilizzato la sua R, il che significa che noi adesso possiamo ingaggiarlo, anche perché abbiamo l'Ignite. Allora, ci abbiamo... Oddio, ce l'ha un'altra volta? Ma che cazzo è? Perché c'ha la R? Oh! Ma non l'ha usata qua? Oddio, caro. Cioè, quindi voi volete dirmi che lui qua si è preso due kill senza utilizzare la R? Ho sbagliato, l'ho dato per scontato, però pensavo davvero... Cioè, cazzarola. Ecco, adesso ci prende un'altra kill. Oddio mio. Forse un'altra non se la prende, ma... invece sì, porca troia. Me lo stanno fiddando a bestia. Comunque Xin è completamente un coglione. Che cazzo fai? Ma cosa sta facendo? Vabbè, raga. Questo è proprio un tordo. Proprio un tordo, eh. Vabbè, se vuoi fa scambio, fa ma scambio, fa come cazzo te pare. Irelia mi sa che vuole andare top. Ma morirà 7000 volte, io credo. Perché questo Nasus è stato fiddato e non da me. Cioè, io gli ho dato una kill, ma loro l'hanno strafiddato. Allora, forse potrei gankare bot, che sarebbe una buona idea. Cazzo fa Irelia? Irelia go top or go mid. Cazzo sta facendo? Un po' top, un po' mid. Ok. Vabbè, raga, ma che cazzo fate? Oh!
Ma porco di... Ma... Raga, Draven comunque non si è mosso, non ha fatto una piega. Vabbè. Boh, ma cos'è sto? Cioè, raga, sto game è una roba incredibile. Guardate sto cazzo di Xin Zhao, ma che schifo fa.